Voi credete al colpo di fulmine? Ci sono persone che giurano di aver capito qual era l'amore della propria vita dopo nemmeno 5 minuti averli conosciuti. Ovviamente c'è chi la pensa al contrario. Ma pare che per scattare il colpo di fulmine ci siano due requisiti essenziali. Il primo, l'attrazione fisica, ed il secondo, un gancio emozionale, che può essere suscitato da qualsiasi cosa, un tono di voce, un sorriso, uno sguardo, uno sfiorarsi. Comunque, quello che vi voglio raccontare oggi è un fatto pazzesco, la storia di amore tra una 71enne ed un 17enne, vittime proprio del colpo di fulmine. Parliamo di Almeba, una donna del Tennessee che lavora presso Walmart, sposata per moltissimi anni, che dopo 48 anni di matrimonio perde il marito. Ne viene devastata, ma non finisce qui. La cosa peggiore è che subito dopo perde anche il figlio quarantenne. Malgrado lei abbia anche una figlia, crede che la sua vita sia finita, che non potrà mai più sorridere, che non potrà mai più essere serena. Il giorno stesso del funerale le si avvicina un ragazzo che cerca di consolarla, è gentile, l'abbraccia. Almeba dice che capisce subito che lui è la sua anima gemella, ma Gary è un ragazzo di 17 anni, quindi una differenza di età davvero incolmabile. Ma Gary non si arrende, lascia la sua fidanzata, 77enne tra le altre cose, e comincia una corte serratissima nei confronti di Almeba. Alla fine Almeba cede e dopo soltanto 3 settimane i due si sposano e così coronano il loro sogno d'amore. Certo, quello che lascia perplessi un pochino non è tanto il colpo di fulmine, ma l'enorme differenza di età tra i due. Ma malgrado ciò pare che loro siano felicissimi e che stiano benissimo, quindi meglio per loro. Voi cosa ne pensate? Sia del colpo di fulmine che della enorme differenza d'età che c'è tra queste due persone. Ma quello che vorrei sapere più di ogni cosa è: siete mai stati vittima di un colpo di fulmine? O conoscete qualcuno che ne sia stata vittima? Bene, come al solito lasciatemelo qui sotto scritto nei commenti e mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.